Buongiorno, lei è un cittadino di origine ucraina, il suo nome? Sergei. Cosa ci può dire? Lei sicuramente avrà amici, parenti in Ucraina. Cosa ci può dire? Ma non c'è tanto da dire. Abbiamo tutti amici e parenti in Ucraina e siamo molto preoccupati per quello che sta succedendo con loro. Cosa chiedete ai grandi della terra? Chiediamo che, non so, l'Europa e l'America, la NATO ci aiuti in qualche modo. Perché Putin è un pazzo fuori di testa e dovrebbe curarsi, quindi non so cosa potrebbe fermarlo. Ecco, sta bombardando un intero paese, la situazione è completamente fuori controllo. Quindi chiediamo aiuto, supporto, solidarietà, empatia e tutte queste cose qua. Avete notizie da vostri connazionali? Che notizie avete? Notizie diverse a seconda di dove stanno le persone. Molti la stanno lasciando Kiev in questi giorni perché la città è sotto assedio, hanno paura che verrà conquistata dai russi. Poi io ho anche dei familiari a Kharkov, lì la situazione è un po' più tranquilla, però il problema è che non è neanche così facile in questo momento, come dire, attraversare il confine, no? E quindi molti preferiscono magari rimanere nelle loro case, anche per stare insieme, per sopportare. Grazie Sergei. Buongiorno, Prego. voi siete ucraine, vero? Sì, siamo ucraine. Cosa ci potete dire? Cosa chiedete ai grandi della terra? Chiediamo ai grandi della terra di non lasciarci da soli, perché Ucraina adesso è completamente da sola a combattere con un assassino, con un nemico numero uno, con un terrorista numero uno del mondo, che è molto peggio dell'Hitler, secondo me. Che notizie avete dall'Ucraina? Stanno bombardando tutta l'Ucraina. Ci sono le sirene antiaeree in continuazione in tutto il territorio. Hanno bombardato tutti gli aeroporti, hanno bombardato le caserme, hanno bombardato i magazzini di munizioni, una cosa paurosa. Sono entrati carri armati, hanno preso la centrale nucleare di Chernobyl per ricattare ovviamente sia l'Ucraina che l'Europa. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo agire, perché a noi non ci servono le parole, ci servono i fatti. Grazie.